Io in realtà come Francesco mi sono chiaramente attenuta alla sceneggiatura perché conoscevo a grandi linee la storia, ma non avevo letto il libro e non avevo mai sinceramente approfondito. E per questo devo riallacciarmi un po' anche al discorso di Luca, che è molto importante perché questo nel tempo e nella nostra storia purtroppo non è cambiato, no? Nel senso che spesso il colpevole è sempre prima, no? Dichiarato dalla stampa. Ed è colpevole a prescindere, no, per l'opinione pubblica. Non è cambiato nel tempo perché si è colpevoli sempre prima anche dei processi. E questa è una cosa molto, molto grave, molto, che danneggia chiaramente l'essere umano e che purtroppo in questo non vedo cambiamento. Io non ho colto crudeltà nell'interpretazione di Francesco per quanto riguarda Pierluigi Torregiani, ma ho colto proprio un carattere forte che apparentemente può apparire quasi impavido proprio perché l'insicurezza e quasi a un certo punto l'impotenza di non poter più gestire la situazione porta chiaramente una persona innocente a non poter realmente guardare obiettivamente la situazione. E il mio personaggio è un personaggio, diciamo, che ha accompagnato nella vita quest'uomo vivendo il conflitto e anche in conflitto a un certo punto, perché chiaramente Elena è una donna che è diventata madre in maniera diretta, in maniera invasiva, perché non ha chiaramente, come le mamme che vivono un'elaborazione fetale, no? E quindi arrivano a diventare mamme, lei ha scelto di essere mamma, quindi ha scelto di prendersi cura della propria famiglia in maniera molto solida, molto lucida, una donna integra, una donna emancipata. È una donna che però a un certo punto non riesce più forse a comprendere questo modo così spesso apparentemente lascivo del marito, quasi come se non si rendesse conto della gravità che la condizione sta apportando anche alla famiglia. Tutto il racconto della storia, insomma, dei silenzi, del disagio emotivo che si crea all'interno della famiglia è molto toccante perché rende proprio l'impotenza. Chiaramente la famiglia a un certo punto è costretta a vivere nella tensione, nella paura e nella paura di non poter ne più neanche sostenere, no? Il padre, nel mio caso mio marito. E questo chiaramente poi porta alla rottura emotiva che probabilmente poi si ricompone solo dopo la sua morte. Mi sono molto allineata, ecco, a Francesco. Ho lavorato forse più con lui sul set che prima, perché chiaramente il mio personaggio è un personaggio dove lo spessore deve essere un po', no? Creato intorno. E devo dire che è stata una bellissima esperienza e ringrazio tutti perché quando poi ti trovi, no, in un contesto simile dove chiaramente c'è un racconto così importante, è fondamentale trovare anche la misura giusta per raccontare poi tutto l'aspetto che, insomma, in qualche modo sembra secondario, ma che poi nella storia è fortemente presente, no? Come quello dell'aspetto appunto privato.